Buongiorno, allora stiamo lasciando Calagonone, però prima di rimboccare l'abitatore, prima di rimboccare la 125, che è la strada orientale sarda che percorre appunto tutto il lato est della Sardegna, e dirigerci a Uzzulei, paesino appunto dell'Ogliastra dove vorremmo pranzare, andiamo a vedere il nuraghe Mannu, che si trova proprio nel promontorio che domina Calagonone. Abbiamo chiamato, la visita è consentita appunto fino alle 11:30, quindi sono le 11 meno un quarto, dovremmo riuscire a fare l'ultimo ingresso della mattina. E poi dopo, forse, se riusciamo, andiamo anche a vedere le sorgenti di Sugologone. E poi ci dirigiamo a pranzo, quindi adesso andiamo a vedere il nuraghe. Panorama che dominava il nuraghe, che il nuraghe dominava, e praticamente ci spiegava la ragazza che era sicuramente parte di una civiltà, cioè di un insediamento, scusate, civile, quindi non era militare, perché sono stati ritrovati appunto suppellettili della vita di tutti i giorni, anfore, ami, insomma tutto quello che poteva servire per una normale vita di comunità civile, ecco. Poi successivamente è stato utilizzato dai romani. E questo è proprio piccolino, io ne ho visto di grandissimi. C'è la classica struttura che mettevano sempre una pietra grossa per fare la porta, però ecco, è quello che rimane di un insediamento di 2 ettari, quindi 2 ettari di villaggio, quindi con tanti altri pezzi che ovviamente si trovano le pietre sparse qua nell'area, tipo anche tutte queste pietre che vediamo qua sparse, erano parte di altre capanne, ovviamente, che stavano magari intorno all'edificio principale. E comunque quello che rimane sta qua da praticamente 4.000 anni, perché la civiltà nuragica si data credo intorno a 1500 avanti Cristo, ne aggiungiamo altri 2.000, siamo a 3.500-4.000 anni fa. E questo è quello che vedevano, probabilmente era anche una posizione che diceva strategica per i commerci, perché e qua sotto ovviamente ci sono tutte le cale, quindi arrivavano le merci. Ecco, da qua si vede bene tutta questa parte, che è quella romana, riutilizzata dai romani, e poi invece il nuraghe sullo sfondo. Chissà quanti anni ha quel ulivo pazzesco che c'è lì davanti, adesso lo chiediamo alla ragazza se lo sa. Secondo noi potrebbe anche averne un migliaio, da quanto è grosso. Ne abbiamo visto uno ad Alghero che aveva 1200 ed era un po' più piccolo. Come siete piccoli! Hai visto come le caprette sono più belle delle pecore, secondo me? C'è anche una pecora. La pecora nera. C'è un po' di piccoli. Cosa fai qua? Ah, perché stanno venendo fuori da qui. Aspetta, fermati, falle passare, amore. Vuoi passare? Ok. Ciao. E tu? Thank you.
Tipu. Siamo sulla 125, stiamo proprio passando, ecco lì c'è la gola che abbiamo fatto 2 giorni fa. Che meraviglia, panorama. Base, sono distrutta, devo avere una faccia orribile. Sono entrata in quel mood vacanza un po' selvaggio, cioè praticamente pareo così, bikini, treccine, trucco che qualcosa c'era da stamattina perché avevo messo del mascara, un po' di correttore, non so cosa sia rimasto sul mio viso di tutto questo. Devo avere una faccia orribile, ma non ce ne frega nulla, perché l'animo si sta super rigenerando, ragazzi. Quindi, a parte Francesco, che è il bambino che sentite urlare. Amo i bambini, però Francesco, ti giuro, stai mettendo a dura prova il mio sistema nervoso. Cerco di tornare da Chris, che sta chiacchierando con la sua mamma. Niente, quanto è bello questo posto. Sta venendo voglia, ragazzi, di giungere in questo ristorantino sulla spiaggia e vedere che cosa ci danno da mangiare, perché non abbiamo nulla a casa e quindi potrebbe essere una grande idea. Ah, non so se l'ho detto in tutto questo, siamo a Barisardo perché praticamente ci siamo fermati a pranzare in un posto nel sopramonte di Urzulei, proprio prima di Urzulei, in un ristorante. Abbiamo mangiato culurgioni, antipasto sardo, olive, formaggio, prosciutto sardo, capra in umido e maialetto arrosto con patate. Abbiamo bevuto della birra, insomma eravamo un po' così, abbiamo fatto tappa di 2 ore infatti per smaltire un pochino. Poi con un caldo bestiale abbiamo finito di fare i chilometri che ci separavano da Barisardo, abbiamo preso possesso della nuova casa e ci siamo fiondati qua in spiaggia, dove ci siamo accasciati lì
nella posizione abbiamo fatto il bagno, ci siamo sdraiati e abbiamo dormito per tipo 2 ore e mezzo. Ci siamo praticamente risvegliati adesso che il sole è andato via, quindi questa è la situazione. La spiaggia è bellissima, ma noi non abbiamo cibo, quindi adesso ci dobbiamo organizzare. Buongiorno, arrivati! Spiaggia dei Milanesi che ho chiamato per tutto il piccolo viaggio, sono pochissimi chilometri da Barisardo, spiaggia dei francesi, però siamo arrivati dopo quel breve percorso nella macchia, cioè profumatissimo, bellissimo. Questo è tutto l'affollamento del 1° di agosto. Siamo proprio veramente gomito a gomito con gli altri. Dovete assolutamente valutare l'Ogliastra perché è molto meno turistica e diciamo blasonata delle spiagge che stanno più a nord, quindi di tutto il tratto che da Calagonone sale verso la Costa Smeralda, ma molto bello, tranquillo, relax, silenzio, natura, poche infrastrutture, comunione perfetta di silenzio e riposo, praticamente quello che cerchiamo noi. Praticamente questa è una baia che si trova dopo la baia famosissima di Cea e prima del Lido di Orrì. Queste sono, diciamo, le spiagge che la limitano. Acqua, che ve lo dico a fare, rocce stupende, l'avete visto, anche qua c'è tutto un tratto, diciamo, sulle rocce. Meraviglia. Approvatissima, siamo molto contenti. A Christopher, quando proprio arriva in queste spiagge, emerge sul viso un bel sorriso, io sono contenta perché volevo portare tantissimo in queste spiagge che sono quelle della mia infanzia. Ha tirato giù una parolaccia perché il nostro ombrellone ha ceduto, ma adesso noi mettiamo un'altra ancora in senso opposto e salviamo la situazione. Siamo attrezzatissimi. Buongiorno, buongiorno. Oggi Baia di Cea. Uno spettacolo. Ci sono le famose rocce rosse davanti a noi. Vi faccio vedere. Non ho parole per l'acqua, ragazzi, non ho parole. Abbiamo scoperto un sito sicuramente dove le tartarughe hanno deposto le uova e quindi si aspetta la schiusa. Viene la forestale di regola e appunto chiude tutto. Ecco qua. Sì. Chissà quando si chiuderanno e poi le ciccioline andranno per il mare. Piccole. Sì, dai, qua, sposta, Metto le amore. scarpe. Vai, Lo ti metti tu. vai, ti metto io. Metti Abbiamo trovato un posto perfetto davanti alla spiaggia.
che meraviglia, stupendo. Buongiorno, buongiorno. Dopo un breve viaggio, 50 minuti, abbiamo lasciato Bari Sardo e siamo arrivati in quel del Sarrabus. Così mi bloccano il video, c'è Pino Daniele che canta. Siamo arrivati in quel del Sarrabus, zona Villa Puzzu Quirra, esattamente alla spiaggia di Murtas, dove siamo stati anche l'anno scorso e volevamo tantissimo tornarci. Vi faccio vedere. Guardate quanto non è affollata questa spiaggia, cioè è pazzesco. Non vedo l'ora. Christopher sarà contentissimo. Direzione Cagliari, è stata una giornata talmente bella in un posto talmente estraniato da quella che è la quotidianità, il caos, che praticamente ci siamo completamente dimenticati di vloggare, tra virgolette. Non che ci fosse molto da riprendere, sapete che noi una volta che vi facciamo vedere la spiaggia, ecco, poi viviamo la nostra giornata senza prendere più in mano la telecamera. Però se vi interessa vedere un po' più nel dettaglio magari le varie spiagge, ho caricato in evidenza le storie. Nel momento in cui voi starete vedendo questi vlog, ovviamente io sarò purtroppo già tornata a Milano, però le storie le lascerò, e si chiamano Sardegna 2023. Per ora sono due, tanto che ne ho fatte insomma numerose. Sto caricando sulla seconda storia in evidenza. Penso che alla fine magari potranno diventare addirittura tre o quattro storie, però si chiameranno tutte Sardegna 2023. E piano piano insomma ho caricato tutte le varie spiagge che abbiamo fatto, quindi insomma le potrete vedere. Sono le 7:20, quindi noi siamo stati praticamente lì da mezzogiorno e mezzo più o meno, siamo arrivati in spiaggia, sì vero, mezzogiorno e mezzo, e siamo andati via una ventina di minuti fa. E contiamo di arrivare a Cagliari per le 8 circa e niente, sono molto contenta perché ovviamente, per chi non lo sapesse, Cagliari è la mia città, io sono nata e cresciuta a Cagliari, poi mi sono trasferita a Milano. E peraltro a Cagliari c'è la mia famiglia, c'è mio fratello che non vedo da un anno, quindi sono molto contenta. Domani penso che staremo in città, c'è la galleria, però tanto mi sentite, e staremo a Cagliari al Poetto, vediamo se riesco, eccomi, saremo a Cagliari al Poetto, che è la spiaggia appunto della città, e niente, penso che ci vedremo quindi direttamente domani. Siamo un po' cotti dal sole, però siamo contenti perché il viaggio sta andando benissimo, ci stiamo trovando benissimo con l'organizzazione, il carico della macchina che abbiamo fatto alla fine